All'interno di Trigoria diamo il benvenuto a Seydou Keita, giocatore di grande esperienza. Benvenuto, innanzitutto comincio con il chiederti perché hai scelto la Roma. Ho scelto la Roma perché innanzitutto è un grande club, un gran club con molta ambizione, così come io continuo ad avere ambizione, voglia di vincere trofei. Sono circa 3 mesi che c'è questa ipotesi di venire a Roma. Ho avuto il tempo di riflettere bene, penso che la mia scelta sia ben ponderata e sono molto contento di essere qui. Penso che quest'anno la Roma abbia delle grandi ambizioni, il che significa vincere dei trofei ed è per questo che sono qui. La tua bacheca è ricca di trofei, 14 soltanto con il Barcellona. Oggi qual è il tuo obiettivo con la Roma? È vero che ho vinto 14 titoli col Barcellona, però ho ancora voglia di vincere trofei ed è per questo che sono venuto qui. La Roma ha grande ambizione, ha disputato una grandissima stagione lo scorso anno, arrivando seconda, e il mio obiettivo è quello di essere qui e aiutare la squadra a vincere dei titoli. Quest'anno la squadra ha la possibilità di giocare la Champions, la Coppa e il campionato. Spero di avere ancora l'opportunità di vincere qualcosa qui con la Roma. Se tu sei uno specialista della Champions League, insomma questo possiamo dirlo, cosa pensi di poter dare ai tuoi compagni in Champions League in questa manifestazione così importante? È vero che ho esperienza in Champions League, ne ho vinte 2 col Barça. La Roma è un grande club con grandissimi giocatori. Ci sarò anch'io, cercherò di portare la mia esperienza, anche se ci sono già grandissimi giocatori qui con molta esperienza alle spalle. Io sarò qui e cercherò di lavorare come ho sempre fatto. So che è vero che si tratta di un grandissimo club con grandissimi giocatori e cercherò di portare un mio contributo, quello che so fare. Combattere in campo, fornire assist e cercare di segnare dei gol. Cercherò di fare il massimo. Se saremo un buon gruppo faremo bene, ma certamente il gruppo c'è già perché sono arrivati i secondi. Cercherò di portare un mio piccolo contributo alla squadra, sperando che avremo la fortuna di vincere qualcosa, tutti insieme. Nella conferenza di addio di Pep Guardiola mi ha colpito una frase proprio su Keita. Keita è stato il mio barometro, il mio termometro emotivo per misurare tutto quello che facevo nello spogliatoio. Quando lo guardavo negli occhi sapevo se mi ero sbagliato. È la cosa più bella che mi sia capitata a Barcellona. Questo ha detto Guardiola su di te. Qual era il vostro rapporto e cosa significa per te il gruppo? Intanto lo ringrazio perché sono parole molto intense, anche se è vero che non è la prima volta che le ascolto, ma a Barcellona ho passato 4 anni meravigliosi con i compagni di squadra in campo con i quali abbiamo vinto molti titoli. È stato qualcosa di molto importante. In merito a quello che ha detto Pep, non posso che ringraziarlo perché è quello che lui ha provato, anche se io non mi attribuisco una così grande importanza. Sono un giocatore normale come tutti gli altri. Dopodiché ognuno ha il suo pensiero ed è quello che lui ha visto ed ha percepito. Ho già avuto modo di ringraziarlo per il fatto di avermi apprezzato prima come giocatore e poi come uomo. Adesso, per quanto mi riguarda, io sono un giocatore da collettivo, che si batte per la squadra, che c'è sempre in campo, che non rinuncia mai a dare tutto, che si batte per i suoi compagni ed è forse per questo che mi ha apprezzato così tanto. Ma penso che tutti gli allenatori che ho avuto non hanno espresso tutti la stessa cosa, ma penso che mi abbiano apprezzato tutti perché sono un giocatore di squadra, che combatte per i suoi compagni. Hai seguito il campionato italiano, la Roma, nell'ultima stagione. Cosa pensi della squadra? Cosa pensi dei tuoi nuovi compagni? Ho visto qualche partita. È una grandissima squadra con grandissimi giocatori che sono arrivati secondi dopo la Juventus, che ha vinto il campionato. Penso che ci siano delle individualità fortissime come Totti, Gervinho. Ci sono molti grandi giocatori.
Non si conclude al secondo posto in campionato se non si è molto forti. Spero solamente che riuscirò ad adattarmi a questa squadra, di poter portare qualcosa. Mi batterò come ho sempre fatto dovunque sono stato, sperando di avere la possibilità di portare quello che ho sempre fatto e che avremo tutti la fortuna di vincere qualcosa insieme. Perché si gioca a calcio per vincere dei trofei, per essere molto in alto a fine stagione, affinché i tifosi siano felici. E spero alla fine sarà così. Prima di magari lanciare un messaggio ai tifosi da Roma, so che ci tieni in maniera particolare a salutare i tifosi del Valencia, che ti sono stati molto vicini. È vero che ultimamente è forse la cosa più bella che mi sia capitata. Mi sono sentito veramente amato, adorato da questo pubblico. Mi hanno veramente amato e anche se ho fatto questa scelta, di cui la maggior parte del tifo non è contenta, è una scelta sportiva e non economica. Altrimenti sarei rimasto in Cina. Adesso io sono tornato in Europa per giocare ad alto livello ed è ciò che ho fatto a Valencia e che ha fatto in modo che la gente mi abbia apprezzato molto. Questa è una scelta sportiva, infatti sono qui per giocare la Champions League e per poter vincere dei titoli, cosa che non avrei potuto fare col Valencia, perché non disputerà coppe europee. Ed è questo che mi ha spinto a venire qui, altrimenti sarei rimasto con loro che mi hanno amato, anzi adorato. Ora io sono qui alla Roma, in un grande club che giocherà la Champions, che è arrivata seconda e che è molto ambiziosa nel cercare di vincere il campionato e anche qualche trofeo. Sono molto felice di essere qui. Ringrazio la società per aver pensato a me, soprattutto per avermi dato fiducia. Spero che alla fine noi giocatori per primi, perché quando si vince siamo i primi ad essere contenti, saremo tutti felici insieme a festeggiare perché avremo vinto qualcosa. Cioè il campionato ovviamente o la Coppa o addirittura la Champions League. Nessuno sa come andrà la stagione, ma il mio desiderio sarà quello di vincere con la Roma. Sono belle parole. Ci fai un saluto ai tifosi della Roma? Je suis très heureux d'être là. Sono molto felice di essere qui, spero di poter portare ciò che la gente si aspetta da me, spero di poter giocare come ho sempre fatto. Spero che al termine potrò esultare con loro e che alla fine potremo tutti quanti gioire per le vittorie e per trofei che magari siamo riusciti a vincere. E come sempre pregherò che alla fine, se Allah vorrà, saremo felici tutti insieme.